Domenica 23 maggio, facciamo i pendolari del turismo da Padova a Venezia per vedere come va in città e per visitare la Biennale. Siamo su un treno regionale, il distanziamento ormai appartiene al passato, non ci sono più questi obblighi formali. Non sono ancora le 10, stazione Santa Lucia, c'è già un discreto movimento. Per arrivare in Biennale abbiamo saltato il Canal Grande e abbiamo preso il vaporetto 51 che passa per la Giudecca. Mancano pochi minuti alle 11, orario di apertura ufficiale della Biennale, e già c'è una bella coda in attesa di poter entrare. I visitatori che hanno comprato il biglietto online passano con la lettura del QR code. Eccoci ai giardini della Biennale, adesso gironzoleremo un po' da un padiglione all'altro. Sono le 2:30 del pomeriggio, una splendida domenica di sole, sono tornati anche gli yacht, un po' meno i turisti. Sentiamo lingue da tutto il mondo, ma ci vorrà ancora parecchio tempo prima che Venezia si riprenda. Lo stop per il Ponte dei Sospiri è praticamente il maggior imbuto turistico del giro classico di Venezia. Quando si riesce a passare qui, e si passa, insomma, vuol dire che ancora ce ne sono di turisti da accogliere. Dopo le 4 i treni iniziano a riempirsi.